Stiamo per arrivare Sempre dritto, non devo a girare. sinistra, cioè nella direzione di Pastene, centro paese. Qua dopo sta curva S, c'è il centro paese, eccoci qua. Fermati qua a sinistra vicino al cimitero, non andare oltre che c'è tutto quello a fare. Fermati, ok. Allora siamo arrivati lì dove è stata chiusa la strada. Con quel muretto, 22 anni fa, hanno chiuso la strada. Questo era il primo, questa che vedi, era il primo ingresso di questa strada laterale che porta all'abitazione che sta dietro quegli alberi. Lì c'è casa mia. E lì, dopo quella curva lì, c'è quell'incrocio pericoloso che non permette l'accesso dei camion, perché sta ubicato in curva e perché c'è una rampa molto molto lì. Cosa fecero 22 anni fa? Di punto in bianco, senza niente, hanno messo questa cabina, la misero davanti, dietro il muro praticamente, e che pure se avessi voluto demolirlo, io con la cabina come facevo più a demolirlo? Allora, cosa è successo? Che qui praticamente questi primi 5 metri dall'angolo, in effetti non è proprio l'angolo, ma dove sta il palo? È il confine della strada. Dove sta il palo è l'altro termine, sì, e l'altro termine sta qui adesso, in tutto questo groviglio di cose non si vede, però insomma grosso modo sta qui, 5 metri. È il termine sinistro della strada. Questo muro, questo laterale che vedi da qui fino al cimitero, non sta al confine, ma sta abbondantemente dentro la strada, per cui questo proprietario, che è stato lui che ha fatto chiudere questa strada, era ex consigliere di maggioranza. E quindi cosa è successo? Che qua tiene circa un metro e mezzo, mediamente, un metro e mezzo di strada comunale, se l'è presa lui. A 100 metri adesso c'è questa stradina sulla destra, tieniti, quando sei arrivato sulla stradina guarda dietro, se tieni una macchina dietro procedi, non girare perché diventa pericoloso, perché se tu stai sulla destra praticamente non puoi fare l'accesso, non ce la fai. Qua metti la freccia, allargati a sinistra e poi entri con la prima già innestata, se no ti si spegne la macchina, brava, benissimo. Perché questa manovra diventa, vedi, sono arrivate le macchine dietro, diventava pericolosa. Se vai in fondo, vedi questa che tu vedi, non è praticamente la sinistra della strada comunale, questa è proprietà mia, questa stradina è proprietà mia, la via. In buona sostanza sta tutta quanta, a destra, è occupata da questa costruzione, dal seminterrato e da tutti questi alberi che sono stati immobili, nessuno li toglie, nonostante l'ordine del prefetto. Questo prefetto, l'ultimo, praticamente si è reso conto e ha fatto l'ordine d'abbattimento, però poi si è paralizzata. Spegni. Questo è il seminterrato della casa abusiva che deve essere abbattuta, e da 5 anni nessuno abbatte, né il comune, né il proprietario e né il prefetto. E questa è la recinzione abusiva con la quale questo signore si è recintato tutta la terra, perché tutta la strada comunale, che tutti questi alberi che voi vedete stanno sulla strada comunale. La via infatti incomincia da qui, da dove finiscono gli alberi, 5 metri più in là, 5
quello è l'altro margine della strada. Questa che voi vedete invece è il terreno di mia proprietà che lasciai a suo tempo 22 anni fa all'esterno del muro di recinzione, circa 3 metri, per far sì che potessero parcheggiare i camion che venivano a scaricare i mobili e fare una manovra, con una sola manovra poter entrare dentro il cancello di casa. Ecco, questo termine di ferro piegato, questo è il margine, è un margine della strada, 5 metri più in là, finisce la strada, il margine destro della strada. Ecco, ecco come prendono possesso e non lasciano più il terreno pubblico, privato, fanno tutto come vogliono. Questa recinzione, vedete, è tutta abusiva e insiste tutta quanta sulla strada. E adesso vediamo quest'altro signore che ha preso tutto questo pezzo qua, quello che poi hanno fatto sparire sul piano urbanistico comunale, no? I tecnici del comune, gli esperti, no? Ecco, vedete questo mucchio di sabbia, quel rudere di macchina, insistono tutti sulla strada e il proprietario, e lui ne fa quello che vuole. Questo a destra lo ara, l'ha arata parzialmente senza metterci niente, solo per tenere il possesso, come spesso fanno i contadini, ma non tutti. Ecco, mo si è fatto l'accesso di qua, perché da sopra ha preferito lasciare tutti quanti questo macello di spine, grovigli. Ecco qua, siamo arrivati al muretto dove 22 anni fa fu messa la cabina, alzato questo muretto e chiuso lo sbocco sulla provinciale. Sì. Ok? Sì. Poi, da qua in poi, fino a quel punto, è la linea catastale. E via comunale. Comunale. Da quel punto lì si collega al punto che sotto. Questo punto qua intermedio, però se tu vai vicino alla caserma, dopo fai una consiglia direttamente. Però... Ma e a me l'incarico che mi hanno dato è lo svincolo. È di misurare la strada. Faccio quello che è lo svincolo. È di tracciare la strada. A me l'incarico che mi hanno dato è lo svincolo. Non mi hanno dato l'incarico di tracciare tutta la strada. Da questo punto qua. Scusa, non ti hanno dato l'incarico di tracciare tutta la strada. Lo svincolo per i lavori che devono fare. Ho capito. Non voglio vedere.
Se fai la via, ti pagano un pranzo. A due cazzuto. Ma perché ti incazzi? Mo ti fanno la via. Ti sto dicendo, si fanno la via. Ma mo, scusa, no? Si fanno la via. Stamattina tu ti hai incazzato con me, stivi tutto ingrifolato, ti fanno la via. A me, non. Se non la fanno loro, la faccio io. Ah, fanno. E ti pagano pranzi. Ma ti ringrazio, io no, perché. E ma perché ti hai pigliato tanta collera stamattina? Te la pigli con me? Ma perché ti pigli collera se ti fanno la via? No, ma infatti io ti ho detto sempre mi è comodo. E perché non ti sei impegnato? Ti potevi impegnare quando eri consigliere di maggioranza. Allora, qua la via non c'è mai stata. Fai schifo! Fai schifo! Fai schifo! Fai schifo! Sindaco, ma quella via quando la volete aprire? Quale strada? Non la conosci tu, giustamente, no? E dica che cosa vuole sapere? Subito. Allora, quella strada è occupata da privati, la volete liberare? La strada non ce n'è. Ah, non ci sta? Non ce n'è strada, assolutamente, non c'è mai stata la strada. Ah, ecco. Fai schifo! Fai schifo! Fai schifo! Fai schifo! Vuoi mettere il cicchetto? Se fai la via, ti pagano un pranzo. A due cazzuto. Ma perché ti incazzi? Sto dicendo, si fanno la via. Ma mo, scusa, no? Si fanno la via. Stamattina tu ti hai incazzato con me, stivi tutto ingrifolato, ti fanno la via. A me, non. Se non la fanno loro, la faccio io. Ah, fanno. E ti pagano pranzo. Il prefetto ha ordinato la demolizione di questa costruzione, eppure insomma questa costruzione sta ancora qui da almeno da quanti anni? Da tantissimi anni. Da tanti anni resta qua, nonostante sia appunto una costruzione abusiva, tutta il resto della strada è occupata da alberi, eppure non si è mosso niente, vero, dopo questo ordine di demolizione? Ma in effetti il prefetto si era convinto, tant'è vero che l'anno scorso, a novembre dell'anno scorso, ha emesso l'ordine di demolizione, ma il sindaco non lo esegue. Il prefetto, io l'ho sollecitato, dico scusate, ma se non porta rispetto, nemmeno la signoria vostra vuole che porta rispetto a me, che sono 22 anni, per cui non è stato fatto niente. Il prefetto se l'è cavata, ha preso tempo, chiedendola, dice che deve chiedere, avrebbe chiesto, così come io ho verificato, ha chiesto parere all'avvocatura distrettuale dello Stato. Ma insomma, non, è una cosa che lo sa benissimo cosa deve fare. Deve agire in base a una legge, tre righe è quella legge, articolo 54 del decreto legislativo. Una persona che delinque, che ha a carico un sacco di procedimenti penali dove lui stesso è autore di abusi edilizi, oltre che come tecnico, come privato cittadino. Allora ha cancellato questa casa, sul PUC è stata dimezzata delle misure, cioè è un artificio. Il pezzo di strada che sta dopo questo alberato sono appena 60 metri e stiamo sul cimitero, no? Quel pezzo di strada lo ha cancellato anche quello. E adesso cosa devo fare? Allora mi sono deciso, visto che non si muove nessuno, né il prefetto, né il sindaco, né quelli che hanno commesso gli abusi, né la magistratura, nessuno, si tiene tutto indietro, nemmeno il ministro, l'ex ministro Salvini, e allora me lo faccio io, perché la legge, io non sto mai fuori dalla parte della legge. Ti vuoi fare giustizia da te? Non è giustizia. E la legge lo dice pure, ci stanno una marea di sentenze della Corte Suprema con la quale dice lì dove non fa lo Stato il cittadino assolve. Io faccio pulizia su questa strada, abbatto gli alberi e me la apro. Che ne dica il sindaco?
Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognare.